partecipanti a questi bellissimi cortei, presidi, dibattiti. Sono siamo l'altra sera sul Muti. Samuti non è solo resistenza, è un atteggiamento attivo di resistenza. E chi resiste ma chi combatte? E di ormeggiare nei nostri porti in questo paese. E ammazzano i palestinesi. Dove sono? Ma neanche ieri, quando io. Non può stare in Medio Oriente. Un stato genocidario non può rimanere in Medio Oriente. C'è una causa giusta e andremo avanti finché avremo i nostri diritti, finché avremo il nostro Stato con Gerusalemme e capitale. Prima o poi il popolo palestinese arriverà sicuramente a quello che deve essere, come tutti i popoli. Questa è una vecchia storia dei due popoli, due stati. Intanto uno c'era prima e l'altro che non c'è mai stato. Quello che aspettano i palestinesi è il diritto internazionale, che parla dell'autodeterminazione del popolo palestinese e del diritto al ritorno del popolo palestinese. Chi è stato espropriato di casa sua deve tornare a casa sua e ha tutti i diritti di rivendicare, di essere autodeterminato, di dire cosa vuol fare il palestinese. Non è che uno in Europa o da qualche parte del mondo decide quanti stati, come e perché. Anche perché lo Stato che rivendicano i palestinesi, chiamiamolo anche la Repubblica della Palestina, è uno Stato aperto e inclusivo di tutti, non è l'antagonismo totale a quello che è l'entità sionista, che vogliono uno Stato solo quello che si è dimostrato, di un raduno di un esercito in realtà di genocidari in Palestina. Non ne vogliono sapere dei palestinesi. Noi non accettiamo il dittame. Non accettiamo il dettame del Comitato, perché è un modo di scippare il 25 aprile con i suoi valori umani, i suoi valori di resistenza e i suoi valori di libertà. La vogliono scippare, ma noi dobbiamo appropriarci di quella piazza in qualche maniera, in qualche misura. E lo faremo. Cioè, il 25 aprile, non ci scordiamo che oggi porta anche le strisce istituzionali. È presente, che ne so, a Bergamo il coordinatore provinciale della Lega. Cioè, può immaginare la Lega che può essere dentro i contenuti del 25 aprile? Cioè, questo è assurdo e non deve esistere. Come altri sciacallaggio di carattere politico, e c'è purtroppo una grande influenza della comunità ebraica. La comunità ebraica al quale noi invitiamo di venire al nostro spezzone, con noi, contro il genocidio. Devono riconoscersi il 25 aprile. Il 25 aprile ha quei valori che porteremo nello spezzone. Io faccio un appello anche adesso alla comunità ebraica, ai singoli, ai gruppi, a quello che possono essere, di venire al nostro spezzone e partecipare con noi. Vai a sapere le cose come sono, altrimenti sei un complice come loro, sei un complice come loro.